Ciao a tutti! Oggi vi parlo di una tonalità di colore che amo tantissimo. Questi toni proprio di azzurro e verde salvia che voglio proporvi per la bambina o la ragazzina più grande. Da usare anche non solo per il quotidiano ma anche per un'occasione un po' particolare o speciale che potremo avere durante questo autunno-inverno. E quindi vi propongo una gonna del Gufo, un brand italiano, in questo tessuto morbido di lana, e dove avete proprio questo tessuto damascato con i fiori, foderata come vedete all'interno, così poi anche non pizzica eventualmente per la bambina che a cui dà un po' fastidio l'effetto della lana, anche se vi posso dire che è morbidissima. Quindi in questa tonalità di azzurro, dove possiamo anche completarlo con un'eventuale giacchina e che vi propongo cortina, quindi evidenzia poi tutta la ricciatura della gonna, e le maniche a sbuffo che arrivano poco più dal gomito con il tulle sopra. Sotto vi propongo una camicetta sempre del Gufo, arricciata qui e anche sulla base finale, come vedete, della manica, oppure se non la bimba o la ragazzina non ama la camicia, questi tessuti sempre di un brand italiano, Le Petit Coco, in maglina di cotone, quindi è una semplice t-shirt con la ruche sul collo. Oppure possiamo mettere anche una camicetta con la ricciatura davanti o dietro, che possiamo usufruire anche per coprire la gonna oppure metterla all'interno, manica a sbuffo, in questo caso di Tourist, sempre un brand italiano. Bellissimo poi, meraviglioso, vi voglio proporre il vestito, interamente tutto di tulle, guardate la bellezza, in maglina di cotone sotto elasticizzata, questo colore vedete verde azzurro polveroso, quindi un interlock di cotone pesante con il suo tulle sopra, come vedete. Il tulle e il vestito è interamente staccabile, quindi potete toglierlo e avete due abiti, cioè potete usufruire l'abito quotidianamente mentre usare il tulle sopra quando avete un'occasione speciale. Guardate la bellezza della manica e di tutta questa impuntura sul petto davanti. Ecco, possiamo sempre usufruire dell'eventuale giacchina da mettere sopra e se abbiamo le temperature molto fredde abbiamo il suo giaccone, quindi il giaccone da metterci in piumino, sempre del Gufo, da mettere con l'abito. Guardate queste tonalità di azzurro poi polverose e non che stanno bene insieme, cioè quindi due o tre toni di azzurro ma rigorosamente e stupendi, vedete, insieme, oppure anche da usufruire con l'eventuale giacchina e la sua gonna, guardate, bellissima, insieme. Ecco, alla gonna, se non volete la camicia o la giacchina, interessante può essere anche usufruire di questa felpina, vedete, da mettere insieme con la camicetta che vi esce sempre dal collo, così.